Amici dell'Appetito, vien parlando, eccoci qua, il saluto di Paolo Minucci dal ristorante Pizzeria Gelindo in via Dante Alighieri a Silvi Marina, dove presentiamo subito l'ospite del giorno, è il dottor Alberto Albani. Buongiorno. Responsabile del pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, professionista della sanità, con cui vorrei subito brindare a questo nostro incontro davanti a questa tavola imbandita di ogni ben di Dio del mare Adriatico. Allora, brindiamoci su, dottore. A tutto il pubblico e buon anno a tutti. È un piacere perché l'abbiamo cercata più volte, d'altra parte gli impegni sono quelli che sono, anche perché è un periodo questo particolarmente caldo per il suo reparto, il pronto soccorso. Intanto io ricordo che ci troviamo all'interno di questo locale specializzato nella cucina tipica marinara, davvero autentici professionisti, sono tutti i giorni a vostra disposizione sia a ora di pranzo che a ora di cena con il meglio della ristorazione marinara. D'altra parte l'amico Gelindo è un personaggio molto conosciuto nel settore, che gestisce anche da qualche tempo a questa parte un'altra struttura di successo, l'Hotel Boston, a qualche centinaio di metri di distanza da dove vi parliamo, sulla Nazionale Adriatica, sempre a Silvi Marina in provincia di Teramo, lo ribadiamo anche a beneficio di coloro che ci seguono e ci seguiranno sui canali Sky. Allora, dottore, parliamo di questo momento particolarmente difficile per il pronto soccorso, costretto a risolvere tante emergenze influenzali, perché l'influenza è il periodo e quindi davvero tanti sono in ginocchio. Come la state affrontando questa emergenza? Con molta difficoltà, perché come dicevi tu il problema è legato al grande afflusso di pazienti, ma questo è un problema non soltanto di Pescara, non soltanto italiano, ma a livello internazionale. Tutti i giorni le notizie che l'influenza australiana, che viene dalla zona dell'Australia, sta mietendo vittime in tutto il mondo occidentale. Ci sono problemi in Francia, in Inghilterra, in Italia stessa. La stessa Mayer, il capo del governo inglese, ha chiesto scusa al popolo britannico perché i tempi di attesa dei pronto soccorsi inglesi sono diventati veramente molto molto lunghi, perché l'afflusso è elevatissimo legato all'influenza. È una cosiddetta influenza, mi passi il termine, tosta, non è leggera come quelle precedenti, e quindi ci serve maggior impegno anche da parte dei professionisti della sanità. L'influenza è sempre tosta, se la vogliamo così dire, perché non ci scordiamo che l'influenza è, fra le malattie infettive, la terza causa di morte dopo la tubercolosi e l'AIDS, quindi è una patologia importante che colpisce soprattutto gli anziani e i bambini, quindi le fasce estreme, quelle più deboli, quelle più vulnerabili, e quindi noi raccomandiamo sempre la vaccinazione. Purtroppo c'è una certa resistenza alla vaccinazione e questo poi è il risultato, perché poi le persone stanno male, stanno veramente male, e quindi quando arriva il pronto soccorso sono in condizioni spesso critiche, e quindi c'è un grande impegno, un grande lavoro per cercare di aiutarli e poi trovare anche un posto letto. Essendo tanta l'affluenza, anche la capacità ricettiva degli ospedali è al collasso. Ecco, addirittura la vaccinazione, mentre l'hai sorto ad assaggiare questo buon pesce fresco del mare Adriatico, sapientemente preparato molto dalle mani buono dello staff della cucina del ristorante Gelindo in via Dante Alighieri a Silvi Marina, dove ci troviamo in compagnia del dottor Alberto Albani, primario del pronto soccorso di Pescara, personaggio molto conosciuto nella sanità regionale. Si diceva addirittura il vaccino è diventato oggetto di discussione in questa campagna elettorale che è iniziata, è incredibile, perché è una questione anche culturale, bisogna vaccinarsi come avviene ormai da anni, da tempo, sì, nei paesi più sviluppati, sì, della nostra Europa. A volte si assiste a delle discussioni politiche veramente strane, perché è un dato scientifico oggettivo
che la vaccinazione riduce la capacità di diffusione delle malattie infettive, in questo caso l'influenza, e soprattutto nei casi in cui ci si dovesse ammalare riduce le complicanze e riduce la possibilità di avere esiti infausti rispetto a chi invece si è vaccinato. E poi non ci sono controindicazioni, vogliamo sfatare anche questo tabù? Non c'è assolutamente nessuna controindicazione, quindi io esorto tutta la popolazione a vaccinarsi, soprattutto la popolazione anziana al di sopra dei 65 anni, perché purtroppo l'influenza, l'alta mortalità dell'influenza è 90% legata a over 65 anni. Per l'influenza, dottor Albani, come sta rispondendo Pescara rispetto alle medie nazionali? Siamo esattamente in linea, allineati di questi giorni che il Gaslini di Genova, a Milano il Niguarda e così via, le Molinette a Torino, sono tutti super intasati, addirittura hanno chiuso alcuni sale operatori in questi grandi ospedali e hanno bloccato i ricoveri programmati per interventi di elezione per far sì che ci siano maggior numero di posti liberi per accogliere tutti questi anziani accolti da influenza. A livello di personale invece come siete messi? Perché vogliamo ricordarlo che il pronto soccorso di Pescara è tra i primi 12-13 d'Italia, no? Esatto, come numero di accessi è il 13° in Italia, quindi siamo al top dei vertici come numero di persone che quotidianamente si rivolgono alla nostra struttura. Quindi il personale, devo dire, ecco, colgo l'occasione, ti ringrazio della possibilità di darmi, come no, di ringraziare tutto il mio personale, sia il personale medico che infermieristico che di supporto, perché solo grazie alla loro abnegazione, solo al fatto di fare un gioco di squadra, di essere molto molto uniti, con grande senso di dovere, del dovere, veramente con una capacità professionale altissima, siamo stati in grado in tutti questi anni di dare una risposta sempre efficiente e efficace a tutte le domande di salute che ci vengono rivolte. Ma il pronto soccorso di Pescara è sempre affollato, anzi affollatissimo, perché? Perché non c'è un'esatta cultura del pronto soccorso, di come e quando rivolgersi, o perché magari il numero dell'area metropolitana che gravita proprio su Pescara, sull'ospedale di Pescara, è quello che è? È insieme a tutti i corsi mondiali di questa problematica legata all'iperafflusso, l'overcrowding come si dice in termini inglesi, legato al fatto che il pronto soccorso è visto nell'immaginario collettivo come uno dei pochissimi punti di riferimento della sanità, aperto H24 365 giorni all'anno, il fatto che per una parte della popolazione extracomunitaria è l'unico punto di salute in cui possono ricevere una risposta alle domande di salute. Abbiamo anche il fatto che purtroppo i tempi di attesa di molti esami sono lunghi, quindi si tenta attraverso il pronto soccorso di accorciare questi tempi, che poi molte volte non è possibile perché poi questi esami non vengono, se non si è diciamo, se non si ritiene utili effettuarli, non vengono neanche effettuati, quindi è una falsa illusione quella di poter ridurre i tempi di attesa, perché poi non è che in pronto soccorso facciamo questi esami. In più il fatto che il bacino di utenza è molto ampio, perché la città di Pescara ormai non è soltanto la città di Pescara, l'area di metropolitana, c'è cioè Montesilvano che è un'altra città, Spoltore, parte di stessa Francavilla praticamente viene a fluire a Pescara, e quindi è chiaro che poi tutti questi fattori fanno sì che siamo al 13° posto come numero di accessi, quasi 100.000 all'anno. Il colore dei codici, dottor Albani, secondo lei è riuscito a risolvere tutti i problemi? Sì, però sorrido per un motivo, perché abbiamo messo anni per insegnare alla popolazione l'uso dei codici, cioè più che l'uso, il significato dei codici, il rosso il più grave, il giallo un pochino meno grave, il verde, il bianco riconducibile all'attività ambulatoriale, cioè prestazioni che possono essere regolarmente fatte in altri ambienti, tipo il medico di base, i medici di libera scelta, i distretti. Adesso che dopo tanti anni siamo riusciti a far passare questo messaggio, a livello nazionale si è deciso di ritornare ai numeri, come erano tanti tanti anni fa, per cui adesso non ci sarà più il rosso, il giallo e il verde, ma in poco tempo sarà sostituito da 1, 2, 3, 4 e dovremo ricominciare da capo a spiegare queste cose. Non so, l'Italia è un paese un po' strano da questo punto di vista. A chi dice che molti vengono al pronto soccorso per fare i furbi,
per non pagare il ticket di alcune prestazioni. Lei che cosa risponde? In tutta franchezza, perché lei lo sa, dottore, a tavola si dicono le migliori verità davanti a questo buon pesce fresco. È un ottimo vino. Ecco, esatto. Una certa parte della popolazione... C'è questo malvezzo. Questo malvezzo di tentare, come dicevo prima, di utilizzare il pronto soccorso per scavalcare le liste d'attesa. Questo quasi mai succede perché... se l'esame non ha una priorità non viene eseguito, ma voglio ricordare anche al pubblico che in caso di una prestazione urgente, una radiografia urgente, un'ecografia urgente, si ha la possibilità del medico curante di sbarrare nel fogliettino rosso, il famoso fogliettino rosso, la casella urgente, e l'ASL è tenuta, qualunque ASL è tenuta entro 48 ore a erogare la prestazione. Però sono un numero di prestazioni ben precise e ci devono essere condizioni perché questo avvenga, cioè il paziente deve avere veramente necessità di questa prestazione con carattere di urgenza. Spesso non c'è un raccordo, un feeling con i medici di base, perché dovrebbero essere proprio i medici di base a dare le prime indicazioni utili a lui, non è così? Sì, problemi ci sono sia da una parte che dall'altra. Io non vorrei fare il provocatore di turno, però assolutamente. Il problema è che ognuno vede un po' il suo mondo, noi vediamo il nostro mondo e chiaramente pensiamo che i medici di base potrebbero contribuire in maniera maggiore. I medici di base vedono che invece siamo noi che ritardiamo le loro richieste, eccetera. Come sempre la verità sta nel mezzo, colpe da una parte e dall'altra, spesso legate più che a una cattiva volontà da parte della gestione, proprio effettivamente che i numeri sono molto molto alti e la patologia ormai è una patologia di persone anziane, croniche, perché la vita per fortuna si è molto allungata, l'aspettativa di vita è lunga e tutte queste persone anziane soffrono di malattie croniche e quindi richiedono un'assistenza sanitaria che è costosa chiaramente e richiede, essendo tanta persone, i tempi inevitabilmente si allungano, questo è un po' il motivo. Sempre seduti comodamente a tavola qui all'interno del ristorante Pizzeria Gelindo in via Dante Alighieri a Silvi Marina, un locale che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e cena con il meglio della ristorazione marinara. È bello esserci davanti ad un buon bicchiere di vino firmato Ruggeri, una delle case vitivinicole che va per la maggiore. Ecco, dottore, lei guida un'unità operativa destinata ad un grande futuro, perché i nostri amministratori ci hanno presentato già da qualche tempo le immagini del pronto soccorso, del nuovo pronto soccorso di Pescara, che dovrebbe essere un fiore all'occhiello, una cartolina di presentazione dell'ospedale di Pescara, addirittura il primo pronto soccorso d'Italia. Però c'è anche chi non ci crede. Non è che hanno tutti i torti, a parte la battuta, mi passi la battuta, perché è veramente questo del pronto soccorso è un discorso che va avanti da tanti anni e per una serie di motivi più vari ha richiesto dei tempi di progettazione e realizzazione molto lunghi. Oggi posso dire che finalmente in primavera avremo il nuovo pronto soccorso, i lavori sono iniziati. Sicuro? Sì, posso dirlo con questa certezza. Volta posso dirlo con certezza perché i lavori sono iniziati. Se lo dice lei ci crediamo. Infatti, perché sono stato io per molto tempo dietro questi anni, veramente mi batto per questa realizzazione di questa opera che è necessaria e fondamentale, perché l'attuale pronto soccorso è troppo piccolo, non è in grado di far fronte a questa utenza, non da un punto di vista della professionalità, ma della qualità percepita. C'è sempre la differenza tra una qualità percepita e qualità reale. Noi siamo in grado di dare una qualità reale molto 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 elevata, grazie a dei professionisti, medici, infermieri, come dicevo prima, del personale di supporto veramente ad altissimo livello. Purtroppo spesso la qualità percepita invece è bassa perché i locali sono piccoli, la sala d'attesa non è sufficiente per accogliere tante persone e quindi questa qualità percepita spesso si ritorce anche un pochino contro l'immagine del pronto soccorso. Con il nuovo pronto soccorso, in cui gli spazi ci saranno adeguati, saranno strutture in grado di accogliere tanta utenza,
saremo in grado di far sì che la qualità reale, la qualità percepita siano uguali, abbiano la stessa rilevanza. Servirà però più personale. Sì, servirà sicuramente più personale, qui cominceremo una nuova battaglia, così come è stata per il nuovo pronto soccorso, ma siamo abituati a combattere anche su questo fronte. Lei, dottor Albani, è anche il responsabile regionale per le maxi emergenze, ha gestito anche capitoli importanti della storia degli ultimi anni, come il terremoto di Amatrice e tanti purtroppo episodi che ci lasciano ancora l'amaro in bocca. È stato in prima fila subito dopo la tragedia dell'hotel Rigopiano, tutto quello che è successo. Ecco, come è organizzato il settore delle maxi emergenze nella nostra regione? Allora, noi abbiamo come regione un know-how importantissimo, perché come dicevamo prima abbiamo vissuto sulla nostra pelle, possiamo dire, della popolazione, eventi drammatici come l'Aquila, come Amatrice, come Rigopiano, come la neve l'ultimo anno, che tantissime persone sono rimaste isolate, persone che avevano necessità di soccorso perché legate all'ossigenoterapia o al dialisi domiciliare, oppure l'incendio ultimo del Morrone la scorsa estate, che ha coinvolto per giornate intere volontariato, protezione civile, vigili del fuoco. Quindi siamo purtroppo, io dico sempre, l'Israele d'Italia, cioè la regione che è in prima linea su questi avvenimenti. Questo nostro know-how ha fatto sì che oggi siamo in grado di rispondere in maniera molto efficiente a queste calamità naturali che intervengono. Ecco, un successo, quello suo, che deriva anche dalla collaborazione con altri colleghi che si spendono quotidianamente, ma in Abruzzo ci sono le professionalità giuste per guardare anche a progetti così ambiziosi, perché ultimamente l'ospedale civile sembra perdere pezzi importanti nel suo scacchiere. Sì, questo ringrazio per la domanda, perché Pescara, con il fatto del pensionamento di molti colleghi, molti colleghi di altissima professionalità, ha un'occasione storica. In questo momento mancano dei primari di reparti chiavi e chiave importantissimi, e io spero che la politica in questo caso abbia la consapevolezza di fare delle scelte importanti, perché in questo momento noi possiamo investire molto e fare sì che l'ospedale di Pescara rimanga una altissima realtà di professionalità, e quindi queste scelte di questi primari svolgono un ruolo chiave all'interno del nostro ospedale, può far sì che l'ospedale di Pescara rimanga ad altissimi livelli. Io non le vorrei far andare il boccone di traverso, perché qui al ristorante Gelindo è davvero tutto buono, e lei senz'altro confermo. Condividerà il mio pensiero, però l'occasione della sua presenza è davvero ghiotta per parlare a 360 gradi delle ultime novità che presenta il settore sanitario. Si parla insistentemente di questa idea di secondo livello, una scelta condivisa tra Chieti e Pescara, però Pescara ha i numeri, tutti i numeri, perché tutto dipende dai numeri, dall'affluenza, da ciò che fate quotidianamente. Pescara ha tutti i numeri per avere un DEA di secondo livello, anche se sembra che la regione sia intenzionata a dividere questo merito tra Pescara e Chieti. Il suo personalissimo giudizio qual è? Il problema del DEA è un problema, un finto problema, cioè nel senso che il Dipartimento di... Innanzitutto diciamo cos'è il DEA, perché sennò gli ascoltatori, magari quelli un pochino meno attenti, possono non essere al corrente capire queste sigle. Il DEA significa Dipartimento di Emergenza e Accettazione, cioè il dipartimento che è in grado di dare risposte in caso di emergenza. Pescara già adesso è il centro regionale di riferimento per i traumi, cioè tutti i grandi traumi della regione vengono a Pescara. L'ospedale di Pescara è dotato di tutte le specialità, tranne la cardiochirurgia, che invece è a Chieti e che viene
portare avanti da dei colleghi di elevatissima professionalità, quindi Chieti per quanto riguarda ad esempio la cardiochirurgia è dal top, e quindi noi non minimamente pensiamo di poter competere con la cardiochirurgia di Chieti, né lo vogliamo, quindi per noi la cardiochirurgia di Chieti è e deve rimanere, per quanto riguarda professor Gianmarco, l'elezione a Chieti. Per quanto riguarda invece la parte dell'emergenza, il DEA cosiddetto frazionato fra Chieti e Pescara non ha un punto, da un punto di vista logico non ha un gran senso, perché non è che ci troviamo di fronte a un albergo diffuso. L'albergo diffuso è molto bello, ce ne sono anche in Abruzzo gli alberghi diffusi molto belli, ma il DEA deve essere concentrato in un unico posto, perché non è che noi in caso di emergenza possiamo spacchettare il paziente, cioè trattarlo a Pescara per una parte e poi spostarlo da un'altra parte per un altro magari intervento. Quindi l'idea deve essere esclusivamente in un posto, in un presidio ospedaliero, e il presidio ospedale di Pescara ha assolutamente tutti i numeri e tutte le professionalità per poter svolgere questo ruolo. Roma però già si è espressa, anche se continua la querela, che sarà anche un discorso di dibattito politico. Il 4 si voterà per le elezioni politiche, poi magari ci sarà anche il rinnovo del Consiglio regionale alla luce anche delle ultime novità. Il nostro governatore sarà presente nelle competizioni delle politiche del 4 marzo, quindi inevitabilmente si tornerà al voto anche in Abruzzo. Quindi una situazione attualmente molto stocastica, molto confusa. Lei come la vede? È un discorso, come diceva, legato molto agli equilibri politici fra Chieti e Pescara. Roma si è già espressa in maniera molto chiara sul fatto che il DEA secondo livello debba essere a Pescara, perché ha i requisiti e i numeri per poterlo svolgere, e invece Chieti questi requisiti attualmente non li ha. Le guida, come abbiamo più volte ripetuto anche in questa sede, il pronto soccorso di Pescara, ecco, ritiene di aver più dato o più ricevuto da questo incarico, che è un incarico completamente diverso, senza nulla togliere all'impegno degli altri primari, però è un reparto che per la sua dinamicità è molto diverso rispetto agli altri. Sicuramente ho ricevuto molto di più di quanto io abbia dato. Questi anni, tanti anni, sono quasi 20 anni che svolgo questo lavoro. In questi anni ho vissuto tante esperienze umane e professionali che mi hanno arricchito moltissimo, e io dico sempre: il pronto soccorso è un posto che si ama o che si odia. Non è possibile stare in pronto soccorso per ripiego, non è possibile. È un reparto talmente impegnativo, talmente complesso, talmente stressante, lo si deve per forza amare per poterci lavorare, altrimenti uno va via, perché ripeto, non è un posto di lavoro di ripiego, o lo si ama o lo si odia, non ci sono vie alternative, e io lo amo molto. Qual è stato il momento più bello della sua esperienza al pronto soccorso di Pescara, e viceversa c'è stato un momento che preferirebbe dimenticare al più presto? Momenti brutti ce ne sono stati tanti, soprattutto quelli legati ai giovani. Cioè, ogni volta che da noi perdiamo un giovane, per noi è una ferita veramente grave, che ci mettiamo anche per l'elaborazione, anche giorni, perché perdere un paziente giovane per noi è un dramma. Non che perdere un paziente anziano, non voglio essere frainteso dal pubblico, ma mentre è un fatto naturale, la morte a 80-90 anni è nel percorso naturale della vita, nel percorso naturale delle cose, morire a 12 anni, 15 anni, 5 anni è molto molto diverso, è molto più impattante sul personale. Quindi momenti brutti ce ne sono stati, e sono quasi sempre stati legati a eventi legati a giovani vittime. E chiaramente poi non posso non dimenticare Amatrice, non posso dimenticare L'Aquila, non posso dimenticare Rigopiano, con la sofferenza di tutti i parenti di quelle delle povere vittime. Quindi momenti brutti ci sono stati tanti. Di momenti belli, tutte le vite che abbiamo salvato, tantissime vite che abbiamo salvato. Ricorda qualche caso particolare? Tanti, tanti, però ecco, di una, per esempio, di una giovane mamma che desiderava fortissimamente
un bambino, era riuscito con tantissimi sforzi ad avere un bambino, aveva però oltre la gravidanza normale, una gravidanza ectopica, cioè vuol dire un altro embrione nel... e che doveva essere quindi sottoposto a un intervento chirurgico, però con una diagnosi rapida, veloce, siamo riusciti a salvare il bambino e quindi la gioia più bella è stata quando a distanza poi di 9 mesi l'ha portato e ce l'ha fatto abbracciare a tutto quanto il personale. Questo è un momento molto bello. Che bello. Noi d'altra parte organizziamo anche una manifestazione molto seguita, il premio Medicina, che ha un grande successo proprio per evidenziare i lati positivi di un settore troppo spesso bistrattato sugli organi di informazione, perché spesso e volentieri leggiamo di notizie che purtroppo potremmo fare tranquillamente a meno, però è anche il caso di dire che la sanità abruzzese è fatta di illustri personaggi che hanno fatto scuola in Italia e nel mondo, quindi tante volte dei piccoli casi di mala sanità prendono il sopravvento sui tanti casi di sanità di qualità che questo vogliamo evidenziare anche in questa sede. Lei che è giornalista sa meglio di me, e purtroppo tutto ciò che si fa durante 365 giorni all'anno, non soltanto nel mio ospedale ma in tutti gli ospedali della regione, quindi non dimentichiamo Teramo, L'Aquila, Chieti, tutti gli altri ospedali del territorio che offrono una risposta alla domanda di salute H24, 365 giorni l'anno con altissime professionalità. È chiaro che quei casi che purtroppo ci sono, accadono, perché statisticamente è inevitabile che accadano, poi vanno a prendere tutte le copertine, tutti i riflettori, e si dimentica invece quello che viene fatto tutti i giorni, tutte le vite che vengono salvate quotidianamente. Dottore, siamo quasi in conclusione di questo nostro appuntamento qui all'interno del ristorante Gelindo di Silvi Marina. Ritiene di essersi tolte tutte le soddisfazioni professionali che avrebbe voluto o magari le manca ancora qualcosa? Se mi fossi tolto tutte le soddisfazioni professionali non ci sarebbe senso che continuassi a lavorare. No, ce n'ho tantissime ancora da togliermi. Perché non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di vivere in un contesto che ti dà tante emozioni come quello del pronto soccorso. Quindi per me lavorare ogni giorno significa imparare, stare con gli altri e soprattutto avere la consapevolezza di lavorare in una squadra, in un team veramente fantastico. Ecco, ha parlato di team, ecco, chi si sente di ringraziare di questa squadra vincente, perché so per certo che continuate a ricevere tanti complimenti al pronto soccorso di Pescara, che se ne dica, perché magari piccoli inconvenienti ci sono stati, poi soprattutto di notte sappiamo la gente che gira a Pescara, quindi voi siete costretti ad affrontare anche l'emergenza sull'emergenza. Abbiamo avuto molte aggressioni, infatti il personale ha avuto molte aggressioni legate al fatto appunto che l'ora notturna ormai a Pescara è diventata purtroppo in questo senso, soltanto per questo aspetto, una metropoli con tutti i lati quindi negativi della metropoli. E mi sento ringraziare tutti, veramente dal primo all'ultimo. Non c'è un collaboratore che non sia stato in questi anni non solo all'altezza di lavorare nel nostro pronto soccorso, ma che non si sia dedicato al lavoro con un senso e uno spirito di abnegazione e di volontà di far crescere il pronto soccorso veramente a livelli incredibili. Io non posso che ringraziare tutti dal primo all'ultimo. Ecco, il medico di un pronto soccorso cosa deve avere di diverso rispetto agli altri? La passione. La passione, perché solo la passione può far sopportare tante cose, tante situazioni brutte, soprattutto anche tante aggressioni da parte dell'esterno che non si rendono conto di quanto. E non solo verbali, di quanto sia difficile riuscire a dare una risposta di salute a tanta gente in maniera contemporaneamente. E quindi è veramente un lavoro molto difficile ma anche molto gratificante. Ecco, dover decidere la prognosi in pochi istanti, in pochi secondi, cosa rappresenta? È lì che fa la differenza tra un ottimo medico e un medico buono. Quindi avere le ossa, farsi le ossa al pronto soccorso vuol dire spianare, è il top. Un mese da noi vale
in media per gli specializzandi, per gli studenti, vale circa 5-6 mesi in un reparto, perché lì si vede tutto in pochissimo tempo. Verità per verità, se potesse tornare indietro, rifarebbe la stessa scelta di guidare il pronto soccorso di Pescara o magari preferirebbe virare verso altri reparti? So che può essere una risposta da psichiatria, però lo rifarei sicuramente con lo stesso entusiasmo con cui l'ho fatto e lo sto facendo tutt'oggi. Simpaticissimo, grazie dottor Alberto Albani, responsabile primario del pronto soccorso di Pescara, ospite graditissimo di questo nostro appuntamento a tavola. Abbiamo parlato di tante belle iniziative, di tanti progetti interessanti e di una realtà in costante mutamento, quella del pronto soccorso di Pescara. Adesso la lasciamo ad assaggiare questo ben di Dio, il buon pesce fresco del mare Adriatico che gli amici del ristorante Gelindo di Silvi Marina ci hanno preparato per questo nostro lauto incontro. Grazie dottor Albani, grazie per la sua disponibilità, dell'attenzione che ci ha dedicato. Grazie dunque al dottor Albani, grazie a tutto lo staff del ristorante Gelindo di Silvi Marina, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Arrivederci. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!